messo questi occhiali a cuore perché È sono per noi. Dove sei? Che bello! ragazzi Che tipo carini. meraviglioso! Ciao. Ciao. Allora, dici un po' dove sei, dove ti trovi? Guarda, sono a Roma e come ti dicevo, in questa casa ho problemi col wifi, quindi sono in mezzo alla strada, in Hai una trovato zona un po' di... di Roma. No, ma sei meravigliosa perché ti sei comunque organizzata per noi, quindi ci fanno un Sì, mi piacere sono di più. sistemata, poi ho messo gli occhiali a cuore. Sei bellissima, grazie mille allora per No, essere qui con grazie a noi te, per il tuo grazie a te. tempo. Una carriera meravigliosa, cioè tu sei conduttrice, sei attrice, hai lavorato Grazie. per Sanremo, quindi insomma hai molto da raccontare. Abbiamo letto un po' di tue interviste, quindi cercheremo di chiederti qualcosa che nessuno ancora sa. Allora, Sì. parliamo ovviamente della situazione innanzitutto, poi passeremo sugli argomenti un po' più simpatici, divertenti, ma la quarantena. La quarantena ci ha aiutato tanto a riflettere e qualcuno di noi ci ha anche un po' cambiati. Come ti senti cambiata? Cosa ti ha aiutato a capire meglio, magari a pensare di più durante Allora, questa quarantena? diciamo che nella mia vita l'evento che più mi ha cambiato risale a 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, quando d'urgenza una mattina mi sono svegliata una mattina. Io ti chiedo scusa in anticipo per il rumore delle macchine che passeranno, No, sperando non che si passino in sentono le fretta. macchine, ma ogni tanto ti blocchi, però ti continuo a sentire bene. Sì. E è successo, mi sono svegliata una mattina e ho avuto un dolore fortissimo allo stomaco, alla pancia, in realtà all'intestino. Sono andata in ospedale, mi hanno portato d'urgenza e mi hanno salvato la vita, diciamo per miracolo, perché avevo un blocco intestinale, un fecaloma che è diventato duro, 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 e quindi mi hanno intubato da sveglia, cioè ho patita. E quella roba lì mi ha cambiato. Già io sono una che insomma mi si è sempre un po' mangiata la vita. Però diciamo che quell'episodio ha cambiato totalmente il mio modo di pensare. E quando le persone, anche in passato e adesso, perché naturalmente ognuno è fatto come è fatto, le persone ti dicono lo facciamo domani, lo facciamo tra un mese, e io dico, ah, non sappiamo mai cosa ci arriviamo a domani, poi si toccano, fanno queste cose qua. Dico, no, però in realtà la vita è veramente adesso. Però questo concetto del qui ora è un concetto che è difficile da far digerire, cioè a meno che uno non faccia un percorso, noi pensiamo sempre di vivere in eterno, di avere sempre la possibilità di fare le cose. Allora, questa roba, ma la quarantena ha dimostrato questo, cioè che noi eravamo tutti organizzati, avevamo organizzato perfettamente la nostra vita, no? Cioè, a maggio vado lì, mi prenoto questo, faccio quello, faccio l'altro, lavoro lì, faccio... Assolutamente. E invece poi accade una cosa e non lo puoi fare. È E vero. però io, nonostante tutto quello che è successo, ho visto che la maggior parte delle persone che conosco non sono cambiate, cioè nel senso, io sai, ero già un po' così, quindi a me Questo è ha un solo problema. accentuato, sì, ha accentuato questo mio modo di essere, della voglia di mangiarmi la vita, perché è proprio questo il senso. Il fatto di voler proprio fare tutto tanto sempre adesso, ora, ma perché dobbiamo aspettare? Beh, ci sono cose che naturalmente uno deve per forza aspettare, ma questa mania e questo bisogno di rimandare, di dire vabbè, poi lo faremo, poi lo... No, anche le parole che uno ha voglia di dire adesso, le deve dire adesso, perché domani è tardi, perché magari non hai più voglia, Brava. magari è un'occasione che hai perso, quella persona è cambiata, tu dentro di te sei cambiato, cioè noi siamo in evoluzione. E questa quarantena mi ha Assolutamente. fatto capire ancora di più questo. Spero che le persone l'abbiano capito. I miei amici non Beh, chi non tanto, l'ha però. capito diventa pericolosa come situazione, perché voglio dire, se durante un problema tale non riesci comunque a stare un po' più a contatto con te stesso, dentro la tua testa, a pensare di più e a migliorare, qui è la situazione è un No, ma problema, vuol poi. dire che non cambierai mai. E Ma lì è infatti un genere di molti non persone che cambieranno si... mai. No, Ma anche il è un godersi proprio le peccato. cose, godersi il bello delle cose, sembra una banalità, ma le persone non lo sanno fare.
E quindi, insomma, l'età non conta, ecco, continuiamo a dire questo, che conta più che altro l'educazione, conta insomma anche il lavoro che fai, come la famiglia ti ha cresciuto, dove vivi. Nelle relazioni tra maschi e femmine conta la maturità emotiva e sentimentale di una persona, non conta neanche il lavoro che uno fa, perché tu vedi magari delle persone che sono molto intelligenti, hanno grande cultura, sono molto preparate, hanno dei ruoli anche importanti, hanno risolto a livello professionale o personale delle cose pazzesche che dici mamma mia, allora è... E poi magari, anzi spesso è così, a livello sentimentale e personale hanno altre cose molto irrisolte. Sì, quindi non si lasciano andare magari, hanno paura anche, ma comunque hanno dei nodi, bisogna capire quanto una persona abbia avuto voglia nella propria vita di mettersi in discussione. Io l'ho fatto tanto, lo faccio sempre ogni giorno, però noi siamo femmine. Ma noi siamo femmine, parliamo di un'altra cosa. Sì. Allora, la raccontiamo tra di noi, è bellissimo. Vabbè. Infatti avevo una bella domanda per questo: i sentimenti vanno tenuti per sé o è giusto farli uscire fuori? Io ho provato entrambe le cose. Allora, ho provato ad avere, vabbè, molti, sì, la maggior parte si sanno, quelli che ho vissuto si sanno, però ho provato anche a vivere delle relazioni che, vabbè, le mie amiche, i miei amici sapevano, i miei genitori, ma che non sono uscite, non sono pubbliche, non sono state mai pubbliche, ma non ha funzionato lo stesso, quindi, dire, sono io il problema. No, assolutamente no. E ora quindi sei single? Nella maggior parte della mia vita io sono stata single, perché queste relazioni sono durate sempre poco. Poi mi stufo abbastanza in fretta, nel senso che se vedo che non c'è proprio una cosa giusta, io vado via, perché non queste cose a me magari sembra che funzionino, però poi non funzionano. Vabbè. Questa cosa ne parlerai ovviamente nel tuo libro. Chi te l'ha detto? L'ho detto. Quando prevedi più o meno l'uscita, insomma, che titolo gli diamo, di cosa ci parliamo? Allora, io rispondo in realtà nel libro, poi racconto anche altre cose, a tutte le domande che le persone mi fanno da quando io ho iniziato a fare questo lavoro. Allora, diciamo che quando facevo 100 vetrine mi chiedevano ma è il centro commerciale vero? Che cosa succede? Chi è il più simpatico? Chi è il più antipatico? Come hai fatto? Come hai fatto a fare questo lavoro? Cosa dovrei fare io per fare questo lavoro? Dammi dei consigli, eccetera. E c'è tutta quella parte. Allora, siccome si chiama, vabbè, non so se lo dico, dall'A alla Z, ogni lettera corrisponde una parola che io e questa giornalista Francesca, molto brava, abbiamo scelto. E quindi, per esempio, la D è d'Urso, perché io frequentando i salotti, Mediaset soprattutto, anche Rai, Sky, eccetera, però insomma, d'Urso è la regina dei salotti, dei talk, eccetera. Quindi racconto tutto quello che. Cosa vuol dire fare l'opinionista? Perché sembra che uno va là e non è così semplice. E tutto quello che succede dietro le quinte, naturalmente. Quindi ci saranno delle cose divertenti. Poi È c'è molto tutta una parte. interessante. Eh sì, ma sono di solito. Allora, io la maggior parte delle persone che incontro mi chiedono: com'è la D'Urso? Com'è la D'Urso? Ma è così come si vede? Ma è così come. Ma una persona è come si vede, non è che ha tre Assolutamente, perché non tette. potrebbe È fingere per tutti così. questi anni di carriera. Poi Come messo in uno lo conto. capisce che è un animale da studio televisivo, che è un animale da palco, che è una macchina da guerra, che lavora tantissimo, benissimo, Tantissimo. e quindi. Poi ci sono persone a cui è simpatica, persone a cui è antipatica, però non posso io dire com'è con me e com'è, ma in generale lei sarà come vuole essere. E poi però ci sono delle parti, perché tipo la B è buio e parleremo dell'anoressia e di tutti i problemi legati sia a Quindi è quel un po' periodo. l'autobiografia, parlerai della Sì. carriera, insomma, un po' di tutto. Un po' di tutto Sì. quello è Emanuela. Casa durante la quarantena e ce l'avevo col karma, a cui non credo fondamentalmente, più o meno, non Il ci credo karma tanto. siamo noi. Allora continuo a dirgli: karma, dattene una karmata, come dicono a Roma. Allora non mi dispiaceva, perché ogni tanto si accanisce questo karma. Sì, vabbè, insomma, ci deve mettere un pochettino alla prova sto caso. Cinema, la recitazione, non so,
un po' la cucina, un po' qualcos'altro che ti impegna. No, io pur di non cucinare ho dato fuoco alla cucina, l'hai letto da qualche parte. Ancora fosse un giorno, forse avrei dovuto cucinare qualcosa. Io sono stata in una casa di 18 anni senza cucina. Cioè, solo io, capito? Sono uomo questa settimana. Viva per me, ma è vero però. E poi adesso poi viene l'allergia a stare sotto le piante, molto bene. Però io non amo proprio cucinare. Cioè, è una cosa che non mi interessa. Io sono affascinata da questa disamina sugli uomini perché condivido ogni singola parola e virgola proprio. Se vuoi aggiungere qualcosa, dai anche qualche altra informazione a me. Dovrebbero fare molti psicologi. E ti volevo chiedere, a proposito, proprio tornando un po' a parlare di uomini, perché tu hai avuto diverse relazioni, quindi anche con uomini più grandi di te, e però ti è capitato anche con uomini un po' più piccoli di te. Volevo sapere un po' le differenze. Pochissime, penso che la testa è quella. Allora, io sono stata quasi sempre più piccoli, poi Fabio Testi è stata l'eccezione, e infatti ho detto mi voglio mettere con uno più grande, mi piaceva, però ho detto magari uno più grande, più risolto, è arrivato anche dal punto di vista professionale, uno come lui che è considerato un sex symbol, che ha fatto insomma innamorare tantissime donne bellissime, sarà anche tranquillo da quel punto di vista, non avrà bisogno di nutrire il proprio ego ogni secondo. Invece no, è la stessa cosa, cioè uguale identico. Tutti uguali, insomma, l'età non cambia. Io non ho notato grandi differenze. Ho trovato invece dei ragazzi tipo a 25 anni più maturi di ragazzi di 40 e ragazzi di 40 più maturi di ragazzi di 70 e se ragazzi di 40, che no, adesso sembra che ne ho avuti tantissimi, però ne ho avuti un po', e ragazzi di 40 più maturi di 25, cioè nel senso che non c'è una regola. Certe volte quelli più piccoli sono più liberi. Io anche se sono grande, però sono libera con la testa, cioè non faccio i paragoni sempre con le altre storie, sono abbastanza andata oltre, scusa, vado oltre. Invece molti rimangono legati a delle storie precedenti, quindi soprattutto se hanno figli, soprattutto se hanno... No, io non ce la faccio. Perché gli uomini hanno paura delle donne? Quanto tempo abbiamo per rispondere a questa domanda? Quante ore? Perché noi abbiamo le palle che loro non hanno più, è molto semplice. Perché non ce l'hanno, perché nessuno gli ha insegnato ad avere le palle. E se tu non, se i maschi vengono tirati su come femmine, faranno le femmine. Perché se le mamme continuano a tirarli su, e capito, non dicendogli sei un maschio, sei un maschio, quindi a 18 anni lavori, vai fuori di casa, ma non vieni qua a pranzo, a cena, a portare la roba da stirare, capito? Questo, e poi è colpa anche nostra, perché poi noi, anche noi li coccoliamo troppo, nel senso che ci va bene un po' tutto, perché siamo, alla fine le donne sono accoglienti, la maggior parte, esatto. Sono mamme. Effettivamente sì, questo è, sono compagne, sono tutto, possono essere tutto, e quindi certe volte non li facciamo crescere perché ci accontentiamo, e quindi è anche un po' nostra responsabilità. Però poi c'è molta offerta, quindi sai, loro non si impegnano più come una volta, perché sanno che sei tu. Ma com'è stato l'errore, il blackout? C'è stato un momento, guarda, c'è stato un momento che io dicevo risale, lo dicevo ieri con un'amica, l'altro ieri, secondo me risale a 10 anni fa, l'amica di 15, però c'è stata proprio una trasformazione. Io vedo proprio una trasformazione, cioè, se io penso al mio primo fidanzatino quando avevo 20 anni, ma anche a quelli dopo, in cui insomma se ti dai un bacio ha un significato, poi i cellulari, i messaggi hanno distrutto tutto, perché ormai le relazioni sono attraverso internet, cioè nel senso i social, non c'è più proprio, prima o ti vedevi, perché anche il telefono non è che te lo portavi in giro. Quindi era proprio impostato in un altro modo. Adesso è come se non volessero più. Assolutamente il corteggiamento. Quello assolutamente, corteggiare.
Questi iniziano, poi io la seconda volta che non rispondo, si offendono, mi insultano, ma tu che ti credi di essere? Ma cavolo! Certo. Sono diventate aspetta, le prime donne! Aspetta, hai iniziato, cretino, scusa! Esatto, sono diventate le prime donne, se gli manchi di attenzione sono diventate prime donne, sì. Come i bambini, ecco, siamo a questi livelli. Sì, c'è stato un bel passaggio. Ma sai, perché c'è stato proprio un passaggio che non è stato generazionale, non lo so, da qualche parte che c'è stato sì, un cortocircuito e nel mondo maschio. Anche molto arrabbiato, esatto, sì, e diventa pure sì, pericolosa la situazione per cui non sanno accettare i no. E questo fatto di non saper accettare un no, un confronto, anche uno scontro, che comunque per me è sempre costruttivo, quando è fatto nei limiti, certo, ha portato l'uomo a non accettare più i no. E questo poi è il, adesso senza, andando anche in altri argomenti un po' più seri, questo sì, è la, sì, il fondamenta, poi le fondamenta sono queste, poi anche dell'aggressività che può avere un maschio verso una femmina. Perché poi se lo lasci, se non l'accettano più, certo, perché devono sì. Fare solo come vogliono loro, loro sono al centro, non si è più in due, si è loro al centro e tu devi girare intorno, ma no, si fa in due una cosa. Questa è un po' la mia interpretazione, poi altre magari hanno altre esperienze e quindi altre considerazioni. Lo si nota, tutto insomma, bene da sola, comunque non manca vita, niente. Non solo quello amoroso, per cui la situazione è proprio questa. Parlando di cose che abbiamo sottolineato spesso qui a Quarto Scomodo, perché è verissimo, quindi completamente d'accordo. Ti volevo chiedere a tu invece, secondo te, qual è il programma contenuti che mancano alla televisione italiana? Che magari anche Che bella domanda. Per me manca, a me manca tanto il varietà non c'è, anche se lo fanno non lo sanno fare, perché sì. Bisogna farlo pensando, perché loro pensano che chi decide pensa che non possa funzionare un varietà come quello di Nella Carrà, di Mina, di quelle cose vecchie, di Sandra e Raimondo, dove c'erano questi sketch che gli attori veri, grandi, io mi ricordo un fantastico dell'84, credo, dove, che presentava Montesano con Anna Oxa, poi c'era Renato Zero, c'era insomma un cast pazzesco, non mi ricordo se c'era Renato Zero, ma... un cantante forte così sì. E no, scusa perché leggo, ma sei in strada? Sì, sono in strada. Sì, già... lo stavo leggendo. In mezzo alla strada, si può fare pure in mezzo alla strada. E la quarantena è finita, basta. È finita, si può uscire, sono in mezzo alla strada per reazione. E quindi mi ricordo questo sketch, c'erano Montesano e Carlo Verdone, ma una bellezza, una bravura, scritto bene. Sicuramente provato 8.000 volte, perché si vede che cioè si vede quando non è improvvisata una cosa. Quindi certo. Proprio quel varietà lì, con gli attori veri, bravi, cantanti veri, bravi, prendendo le persone perché sono brave. Esatto. Ecco, questo non c'è, io non li vedo i varietà. Ci sono gli one showman, prendono uno, lo mettono lì e solo perché un personaggio gira tutto intorno a lui. Ma esatto. Anche lì, se non ti piace quello, non ti piace manco lo show. Purtroppo sì, sono scomparsi tantissimi programmi meravigliosi e non si sa per quale motivo, perché insomma tenevano viva l'interesse sì. Anche a guardare la TV, che oggi sta un po' calando, ma non un po', sta calando tanto l'interesse a guardare la TV, si è passati a Netflix, insomma, a vedere un po' di roba americana, per cui è un peccato, perché comunque in Italia ci sono tantissimi artisti bravi. Sì. Ci sono. La possibilità, non si danno più le opportunità, i fondi. Guarda, il nostro amico Federico sta scrivendo: rivoglio l'avanspettacolo italiano. Ma che bello l'avanspettacolo, il varietà. Cioè, io voglio vedere le ballerine con i lustrini, con il boa, capito, che entrano e fanno. Cioè, quelle cose. Per me quella era la televisione. Mi sono affezionata a quella televisione. Sì. E cioè, adesso è tutto anche minimo. Anche i festival, io conduco un sacco di festival, vado anche ospite, ma a parte Venezia, forse gli altri, se tu metti un abito un po' più esagerato, un po' particolare, anche al Festival del Cinema di Roma, faccio un esempio, vai. No, è sempre troppo, ma perché? Troppo. Ma non,
È il cinema, il sogno, è la bellezza. Perché troppo? E invece Esatto. dobbiamo essere tutti ormai Alla Moulin lo show, non c'è più lo Rouge. show. Ma io non lo so se lo rifaranno mai, però. Hai una bellissima carriera, ovviamente, artistica. Sappiamo che il tuo idolo del passato è Monica Vitti. Sì. Ci sono altri attori o film a cui avresti voluto prendere parte o un regista con cui Ah, ti sì. piacerebbe ancora lavorare in futuro? Allora, vabbè, io faccio questo lavoro grazie a Totò, che è stato il mio primissimo grande amore, grandissima passione. Ero piccolissima, diceva mamma, anche se noi siamo cresciuti a Torino, io sono cresciuta a Torino, i miei genitori sono del centro Italia, io da quando avevo 4 anni, 3 anni, chiamavo Totò, mamma Totò, mamma Totò. Poi sono cresciuta e quindi io so tutto, di tutti i film a memoria, tutti i suoi libri, le sue canzoni, le sue poesie, tutto a memoria. E sono proprio appassionatissima. Monica Vitti è l'attrice che io avrei tanto voluto essere, perché ha delle corde che spaziano dalle, proprio straordinaria, sia come donna sia come attrice. Mi piace tanto, tanto, tanto. E io ho letto una sua autobiografia che si intitola Sette Sottane, e da lì ho tratto poi due spettacoli teatrali che ho portato in scena. Sette Sottane. Però il ruolo in assoluto che io avrei voluto interpretare è quello della cardinale nel Gattopardo. Penso che sia il sogno di tutte le attrici che Lo penso amano quel cinema. anche io. Cioè, a parte che c'erano, adesso non vorrei sbagliare, ma c'era un Giuliano Gemma, un Terence Hill. E oddio, quello francese. Alain Delon, sì, bravo, c'è una a caso. Io Aiuto da non mi casa. ricordavo Alain Delon. Però capisci che fighi, cioè, erano. Vabbè, lì Erano proprio insomma. belli. Belli veri, non Assolutamente. come questi che pensano. Aspetta che mi c'è il vento, però è carino. Stai volando via. Rimani con noi. Qualche consiglio ai giovani, alle giovani ragazze, insomma, che vogliono intraprendere una carriera come la tua oggi, televisiva, attoriale, insomma. Ma io ho, perché io sono una secchiona di origine proprio, di nascita, io ho sempre studiato tanto, cioè nel senso che a me piaceva proprio, a me piace essere preparata quando faccio una cosa, quindi io consiglio sempre di studiare. Studiare vuol dire, poi bisogna capire cosa vuole fare. Vuoi fare teatro e quindi fiction, cinema? Vai a una scuola di recitazione, seria, bella, giusta, studi. Vuoi fare la conduttrice? Allora fai almeno dei corsi, delle. Ma sai cosa c'è adesso? È che tutti vogliono fare tutto in fretta. Io ho iniziato nel Non 91 a vogliono fare più questo studiare. lavoro. Bisogna avere pazienza. Allora si inizia dalle io ho fatto tanta televisione privata, si inizia dalle televisioni private, si inizia dalle seratine, devi condurre, io ho condotto magari nei paesini, io faccio ancora adesso eventi, sagre, perché ti fai le ossa così, impari. E poi è una serie di occasioni, di incontri che tu fai, perché fai una cosa, ti vede uno, dice ah, ma tu verresti a fare la cosa mia, poi dalla cosa quella è. Però, per esempio, 100 vetrine, se io non avessi fatto la scuola del teatro stabile privato di Torino, quindi non arrivassi, non fossi arrivata da quel tipo di scuola, non avrei superato il provino, perché è difficile una soap, 12 Certo. ore, cioè 12 ore, 12 scene al giorno, stai 10 ore sul set, tutti i giorni, io lavoravo 2 o 3 giorni a settimana, però è veramente faticoso, le scene ti arrivano certe volte all'ultimo momento perché cambia tutto, Quindi se non hai una buona struttura, non ce la La fai a recitazione farlo. deve essere sempre a palla, per cui non è assolutamente Quindi bisogna facile. prepararsi, bisogna essere preparati per l'occasione. E poi io sento dappertutto, molti si lamentano, infatti dicono che a me che serve studiare se poi c'è tanta gente che si vede che non ha studiato e va bene. Allora se avete il Ma padre non o il vuol dire cognato o che non l'amante, fate quello che volete, io non lo so. Io Esatto. parlo di un percorso normale. Però è vero che in televisione io sento parlare molto poco bene in italiano. Cioè, tutti quelli che stanno là, anche quelli che conducono il telegiornale, anche quelli che. Ma qualsiasi cosa. Ma volete? Ma anche i politici, ragazzi. Cioè, io veramente, ieri, cioè, io non posso fare i nomi, ma io ero allibita. Ma a parte che non si capisce il concetto, se tu non sai spiegare un concetto, io non lo capisco, ma volete imparare la dizione? Ma voi siete personaggi pubblici, andate in pubblico. Parlate a Certo. milioni di persone, ma volete fare un corso di dizione? Non si può arrivare con un accento pesantissimo del paese tuo, qualsiasi paese sia. È il rispetto nelle Assolutamente. persone che ti ascoltano. Ma in televisione non c'è nessuno che abbia la dizione, nessuno, ce ne sono pochissime persone, sono pochissime persone che hanno la dizione corretta. Studiate, cavoli. E Perché?
perché magari ci sono anche tante scuole che si spacciano per brave scuole, per buone scuole, invece magari ti prendono una caterva di soldi, ma in realtà non ti danno l'educazione che serve. Quindi ad oggi ci sono tantissime, tantissime, tantissime scuole, soprattutto se vai a Roma, è una dietro l'angolo, insomma, ogni angolo c'è una scuola. E magari uno che, una persona che ha difficoltà economiche sceglie una scuola più economica, ma questa scuola ti dà zero. E poi magari ti capita un'occasione e vai a lavorare. Quindi è proprio tutto un sistema. Guarda, che non si, non si trova. Se uno vuole fare l'attore, è inutile, cioè ci sono delle scuole anche di cinematografia molto valide, eccetera. Ma se uno vuole fare l'attore deve partire dal teatro, deve fare la scuola di recitazione di teatro, deve stare a scuola di teatro, punto. Perché è l'unica scuola che veramente ti insegni, perché quando poi stai sul palco, quando impari bene la dizione, l'uso della voce, cioè questa cosa non ce l'ha nessuno. Esatto. Tutti parlano molto sottovoce, anche, ma anche da me parlavamo così, cioè nella soap, nelle fiction, tempo. Perché non c'è quella forza che arriva dalla sicurezza di dire io sta battuta. Un mio amico che ha studiato naturalmente, si chiama, Antonio, sì, non voglio dire cognome per privacy, ha messo però un post su Facebook l'altro giorno e ha scritto chiedendo a un grande maestro, Ronconi, e gli ha detto, ma gli ha chiesto, ma maestro, come la devo dire questa battuta? E lui gli ha risposto, la devi dire bene. Cioè, per recitare bisogna dire le battute bene. E per dire le battute bene bisogna essere preparati. Perché quando, se tu vai prendere dalla strada la gente, non è capace. Se la dici bene, ti viene anche poi automaticamente la verità nella recitazione. Però la verità nella recitazione passa sempre attraverso uno studio pazzesco. Invece sembra che uno prendi e dici la battuta. No! E più c'è un mondo dietro. C'è un mondo pazzesco se lo vuoi fare bene. Però se tu fai la scuola e studi, hai anche più possibilità, perché già lì conosci i tuoi professori, gli insegnanti, i colleghi, cioè gente che viene a fare gli stage, che sono magari attori importanti, registi, produttori, che magari ti vedono e ti chiamano. Quindi la scuola e la preparazione porta anche ad avere contatti e poi alla sicurezza che vai ai provini e cavolo, dici vabbè non mi hanno preso però ho fatto un bel provino, magari la prossima volta mi prendono. Non so cosa ci vado a fare, ecco. Sì. Assolutamente no. Sono pesante. No, assolutamente no, sì. Ed è una cosa che comunque gli attori di oggi, i novellini, dovrebbero sapere, perché non lo sanno, perché il mondo gli racconta un sacco di barzellette e loro credono a queste barzellette, invece ci vuole qualcuno come Emanuela che vada nelle scuole e dica, raga, svegliatevi, non è così facile. Io metterei, parlare con il ministro, questo ministro dell'istruzione, io metterei... Troviamo insomma tanti attori non bravi, lo si vede anche da un occhio, insomma, non attoriale. C'è anche tante persone che magari lavorano, perché se uno le cose le sa fare, Fioretta Mari, che è un'insegnante di recitazione, attrice, bravissima, diceva sempre, il talento è come l'acqua, se c'è una strada la trova, quindi se ce l'hai, se sei preparato, prima o poi, una situazione c'è. Assolutamente. Per lavorare, io veramente Centovetrino ho fatto un provino, mi hanno chiamato e ho lavorato comunque 14 anni. Mattino, pomeriggio 5, le ospitate, prima avevo la posta del cuore, poi se delle fiction, cioè. Ma io, insomma, anche lì sono 12 anni che io collaboro con Video News. E perché sei brava? Tuoi prossimi progetti? Allora, io sto cercando di capire tra le tante cose che avevamo messo in piedi prima della quarantena che cosa si farà e che cosa non si farà. Quindi è un po' questo periodo è questo, cioè ci sono tutti questi, allora qualcosa si fa, ieri mi hanno detto che qualche evento si fa e quindi già questo. Già una buona e poi una cosa che non diciamo perché non è sicura e poi... Sì. Allora noi ti seguiremo, insomma aspetteremo le tue news dal tuo profilo Instagram, insomma. Per tutti i tuoi futuri progetti. Guarda, ci sta scrivendo Marco Senise.
Ciao Marco! Sì, devo fare una. Abbiamo Sara Barabucci, la mia amica Sara, tesoro bello. Marco, dobbiamo fare una trasmissione insieme. visto una domanda, esatto, qual è il tuo conduttore preferito? Il mio conduttore preferito? E io amo. Viva Carlo Conti! No, io amo molto Carlo Conti, mi piace tanto È lui. Mi bravissimo. piace perché è sempre giusto. Vabbè, ma mi piace anche Bonolis perché è un'altra roba, però lo trovo geniale. Tutti e Sono due mi molto piacciono molto. diversi, Tanto. comunque entrambi bravissimi, sì. Ma ci sono i bravi conduttori, le brave conduttrici, ci sono e come. È che non si sta mai Magari sopra anche loro, nessuno. penso. Ma sai che anche loro, secondo me, non sembra, ma non sono poi alla fine così liberi di. Cioè, io ho sentito una diretta di. C'erano Bonolis, appunto, e Conti che parlavano in diretta come stiamo facendo noi. E loro dicevano: mi piacerebbe rifare Il senso della vita, per esempio, no? Che è una trasmissione pazzesca, bellissima. Però penso che non è che si sveglia la mattina, anche se è Bonolis e dice lo facciamo, e tu, cioè, non è semplice, bisogna mettere d'accordo un po' di persone, capire, eccetera. Quindi non è semplice per nessuno. Però, per esempio, I migliori anni è un programma bellissimo, sempre piaciuto tanto. Noi speriamo, insomma, che si trovi il modo di far ricomparire tutti questi programmi perché sono stupendi e fanno lavorare persone e attirano di nuovo l'attenzione del pubblico verso la televisione e non più verso, insomma, Sì, facendo lavorare, facendo facendo lavorare lavorare in soprattutto. TV i professionisti, i professionisti.